l'ex dipendente di una cooperativa che lavorava per un comune del Veneto. Il dirigente responsabile dice ha sempre rubato e l'ha fatta franca. Lo strappo consumato a Roma all'interno del PDL non avrà alcuna ripercussione sulla maggioranza in Veneto, lo dice il presidente Luca Zaia. Sgomberato per l'ennesima volta l'accampamento di sbadati sotto il cavalcavia di Marghera, sul degrado Simionato dice l'amministrazione sta facendo tanto. Inaugurato a Noale il primo impianto fotovoltaico costruito su una discarica, lì dove c'erano i rifiuti, ora ci sono i pannelli solari. Basket, la Reyer continua la marcia d'avvicinamento alla partita contro Milano, l'Armani è pronta a rovinare l'esordio di coach Markowski che si dice fiducioso. Una buona serata, un benvenuto a tutti i telespettatori di TG Venezia Mestre. L'avete sentito anche dai nostri titoli, la denuncia di un telespettatore proprio ai nostri microfoni. Ecco come un dirigente comunale può rubare e farla franca. Sentiamo il suo racconto. Si sgomberava, si portava, si toglieva. Abbiamo fatto questi sgomberi che purtroppo non sono andati a buon fine, nel senso che c'erano due persone che rubavano tutto quello che c'era da possibile rubare, e queste persone andavano dentro, entravano solo loro, intanto si mettevano in tasca quello che c'era piccolo, la macchinetta fotografica, il telefonino, quello che si poteva raffare al momento. È il racconto di un ex dipendente veneziano di una cooperativa che lavorava per un'amministrazione del Veneto. Non diciamo il nome del comune per tutelare questa persona minacciata di ritorsioni. Senza lavoro da alcuni mesi non avrebbe la possibilità economica per potersi difendere. La storia però è scioccante. La cooperativa era incaricata di intervenire nel caso di sgomberi a scuole, edifici pubblici e case del comune. Le operazioni erano sempre coordinate da un dirigente del comparto logistica e inventario. Con il suo braccio destro, anche lui dipendente comunale, stando a questa testimonianza, dal 2009 al 2011 durante il lavoro avrebbe sottratto numerosi beni di proprietà dell'amministrazione o degli occupanti. La prima volta che ho visto che sono stato un po' impresso, perché per bene portavano via da una scuola, abbiamo sfollato della gente, su sempre un paese di uno l'ho visto con un sottobraccio un televisore da 32 pollici. Dopo gli ho detto cosa stai facendo, questa gente qua ormai ne lascia qua tutto e io mi sto prendendo quello che mi serve. E il momento è passata, io devo lavorare, ho detto sto zitto e sono stato zitto. Ogni trasloco, ogni trasloco di questo tipo facevano man bassa. Le accuse sono pesanti. Stando a quanto racconta questo ex lavoratore, il dirigente e il suo braccio destro eseguivano anche traslochi privati per arrotondare lo stipendio. Durante l'intervento in una scuola occupata da alcuni musicisti extracomunitari nel 2011, hanno esagerato portando a casa gli strumenti del gruppo. Io a quel punto là gli ho detto, ma oh, guarda che questo qua non è furto, questo è furto, stiamo rubando, ho detto, la gente povera. Mi hanno fatto la solita tiritera, anzi mi hanno preso in due, tutti e due mi hanno detto, ragazzo mio, qua stai andando oltre il tuo sapere, se vuoi stare qua, stai zitto. E io sono stato zitto finché non l'ho fatto più. Per zittirlo lo hanno minacciato di denunciarlo per furto. Ora però quest'uomo ha deciso di parlare, lo ha fatto con noi e lo farà di fronte a un giudice il 15 gennaio come testimone. Il dirigente è stato infatti citato a giudizio da uno dei musicisti a cui aveva sottratto gli strumenti. Ed ora parliamo di tredicesime. Tra pensionati e lavoratori dipendenti saranno poco più di 33 milioni gli italiani che percepiranno la tredicesima. La cifra complessiva che finirà nelle loro tasche si aggira intorno ai 37 miliardi di euro, a dirlo sono i dati della CGA di Mestre. Ma quelle dei lavoratori dipendenti, delle piccole imprese, sono a rischio. Inoltre, secondo la CGA, le tredicesime del prossimo dicembre rimarranno sostanzialmente invariate rispetto all'anno scorso. Secondo l'Associazione degli Artigiani, a livello regionale la concentrazione più rilevante di coloro che incasseranno la tredicesima mensilità si registra chiaramente in Lombardia con poco più di 6 milioni di persone, segue il Lazio con oltre 3 milioni e il Veneto con quasi 2 milioni e 900 mila destinatari. Ed ora la politica, lo strappo consumato a Roma all'interno del PDL non avrà alcuna ripercussione sulla maggioranza in Veneto, a dirlo è il presidente Luca Zaia, sentiamo.
Il governo regionale ha solo un obiettivo, che è quello di rispettare i patti con i veneti. La maggioranza è solida e ognuno fa la sua politica, ma dentro in regione l'unica politica da fare è quella di rispettare il programma elettorale. Ed è l'intesa che abbiamo sempre avuto. Stiamo dando grandi risultati, li daremo anche da qui al fine mandato. La scissione nel PDL con la nascita da una parte di Forza Italia e dall'altra del nuovo centrodestra con Alfaniani e Colombe non preoccupa il governatore Zaia. Lo strappo avvenuto a Roma non avrà ricadute sul Veneto, dove la maggioranza è solida e continuerà a governare. In questo momento abbiamo 170.000 disoccupati che onestamente sono poco interessati alle vicende della politica. Il presidente tira dritto, il suo obiettivo in queste ore è il premier Letta, invitato a muoversi sul fronte economia e lavoro. La ripresa, se no, qui in Veneto non si aggancia. La verità è che bisogna rilanciare l'economia abbassando la pressione fiscale dal 68,5%, quantomeno portarla a livelli della media europea che è il 46%, e dall'altro lavorare sul cuneo fiscale. Il lavoratore deve avere più soldi in busta paga e meno soldi da mandare a Roma. Andiamo a Noale, dove questa mattina è già stato il taglio del nastro per il primo impianto fotovoltaico che sorge dove c'era una discarica. Una vera e propria rivoluzione, ricavare energia da un impianto inquinante. È il progetto che finalmente è diventato realtà, voluto fortemente dall'amministrazione noalese, il primo in Italia. È un motivo d'orgoglio per noi, per la città di Noale, ma è soprattutto una diversa sensibilità ambientale che noi vorremmo trasmettere ai nostri cittadini. Da un sito che era problematico, che rappresentava criticità, da un sito inquinato, siamo passati ad un sito che produce energia pulita. Quindi si tratta proprio di cambiare la mentalità, anche lo stile di vita dei cittadini, pensando che tanti stili di vita possono modificare e possiamo così migliorare la qualità della nostra vita e soprattutto la qualità dell'ambiente, oltre a risparmiare dei danari che in questo tempo non è cosa da poco. L'impianto infatti permetterà di evitare il consumo di 5.500 tonnellate di combustibile fossile e l'emissione in atmosfera di oltre 11.000 tonnellate di CO2, oltre al vantaggio per circa 350 famiglie con la produzione di energia pulita sopra un sito che per 20 anni ha rappresentato fonte di inquinamento, ora riconvertito a fonte di produzione di energia pulita. Presente al taglio del nastro anche la Regione Veneto. Penso sia questo un esempio che dovremo portare avanti a livello appunto regionale, un esempio che trova anche le risorse per garantire quella che è appunto il recupero di risorse economiche per la gestione del post mortem, per la bonifica, per la messa in sicurezza. Penso che questo sia veramente un risultato che mette in evidenza che collaborare tra le varie istituzioni può risolvere un problema che può diventare un'opportunità. Ed ora nel prossimo servizio altre brevi notizie dai comuni del Veneziano. Arino, un incidente pauroso, fortunatamente senza gravi conseguenze per i protagonisti. Paura sulla A4 in direzione Venezia poco prima dello svincolo per il passante. Due auto si sono scontrate e una è finita con le ruote all'aria in un campo vicino all'autogrill. Sul posto la polizia stradale e il SUEM da chiarire la dinamica dell'incidente in autostrada. Nel frattempo si è formata una coda di alcuni chilometri. Disagi per gli automobilisti. Le operazioni di soccorso hanno richiesto molto tempo. Cintocao Maggiore. I carabinieri della stazione locale hanno sorpreso un 45enne, autore di alcune scritte blasfeme sui muri della chiesa. L'uomo è stato fermato nelle vicinanze del luogo sacro e trovato in possesso di una bomboletta spray, di un tubo metallico e di un coltello multiuso con lama di 7 cm. Il tutto è stato posto sotto sequestro. L'indagato, che non ha saputo dare una spiegazione per il suo comportamento, ha ammesso le proprie responsabilità. Le indagini proseguono per accertare eventuali legami con danneggiamenti ad alcune vetture lasciate in sosta in zona. Dolo, una 77enne al cimitero comunale per portare dei fiori a un proprio caro, nelle scorse ore ha intercettato un fotografo e una modella che stavano eseguendo alcuni scatti piccanti tra le lapidi. La donna era completamente nuda. L'anziana, vedendo la scena, ha invitato i due ad allontanarsi. A quel punto il fotografo e la compagna di lavoro sono scappati, non prima però di aver apostrofato pesantemente la nonnina. Mira, flash mob degli ambientalisti che questa mattina hanno protestato contro la nuova Romea. Si sono dati appuntamento per dire no all'opera decisa qualche giorno fa dal CIPE. Oltre alla manifestazione che ha visto 100 persone stendersi per alcuni minuti lungo la carreggiata, gli attivisti hanno distribuito volantini per spiegare i motivi del loro dissenso e hanno esposto uno striscione con la scritta «Vogliamo una Romea sicura subito, un'altra autostrada non serve».
Ci spostiamo a Marghera, dove ieri mattina c'è stato l'ennesimo sgombero sotto il Cavalcavia, il covo prediletto dai cosiddetti Barbanera. Tra le 8 e le 12 gli agenti della Polizia Municipale sono intervenuti proprio sul posto e hanno smantellato insieme agli operatori di Veritas un campo abusivo che era stato realizzato sotto la rampa che conduce in via Fratelli Bandiera dalla tangenziale. C'erano i soliti cartoni, i materassi e ancora una volta gli abusivi erano dunque tornati. Almeno 15 giacigli di fortuna che sono stati rimossi tra condizioni igienico-sanitarie precarie. Il comandante della Polizia Municipale Luciano Marini ha annunciato ulteriori controlli nei prossimi mesi per contrastare sul nascere la possibilità di insediamenti abusivi. Un episodio di degrado, come tanti ce ne sono a Mestre. A questo proposito l'assessore sociale Sandro Simeonato ha voluto parlare di questa situazione, in particolar modo dopo la manifestazione che c'è stata la scorsa settimana contro il degrado a Mestre e Venezia. Lui chiede maggiore attenzione per la terraferma. Sentiamo. La riqualificazione dell'area dell'ex ospedale è un primo passo. Questa la risposta dell'amministrazione comunale a tutti i cittadini che lamentano problemi di degrado in centro a Mestre. Lo scorso weekend è stata organizzata una manifestazione per chiedere maggiore attenzione ai problemi legati alla sicurezza. Lì abbiamo più volte sollecitato, come insomma, avete dato conto anche voi, insomma, più volte l'intervento delle forze dell'ordine a verificare lo stato dell'arte e a liberare quell'area da una pressione eccessiva. Un primo passo in avanti sicuramente si fa. Il comune, secondo Simeonato, sta lavorando, nonostante i mestrini lo accusino di badare solo alle urgenze del centro storico. Se noi andiamo a Venezia ci dicono esattamente le stesse cose che ci dicono qua a Mestre, che pensiamo troppo alla terraferma e troppo poco al centro storico. Quindi credo che proviamo a fare il massimo possibile nelle condizioni date. E ora passiamo allo sport, il basket. Ci sono stati grandi cambiamenti negli ultimi giorni in casa Reier. Lunedì ci sarà la sfida contro Milano e sarà anche il debutto del nuovo coach. Abituare la squadra al mio modo di preparare le partite. E per adesso, dopo due allenamenti, sono contento. Penso che le cose vanno nel migliore dei modi per quel poco che potevamo fare. Non rimane altro che augurarmi che sarà così. Con questo spirito, coach Markowski e la squadra affronteranno il match contro Milano, favorita numero uno alla vittoria del campionato. Il debutto per il nuovo allenatore, a cui spetta il compito di provare a risollevare la Reier dopo le ultime sconfitte. Sarà un incontro molto tosto. Questo è un lavoro serio, un lavoro dei professionisti che lavorano ogni giorno per migliorare le loro prestazioni e io sono concentrato di fare quello. Pochi gli allenamenti per poter fare delle valutazioni precise, ma Markowski sembra già sapere come affrontare la partita. Le cose sono sempre presenti, cioè di migliorare un po' la difesa, un po' l'attacco per fare ulteriori passi sia in difesa che in attacco del gioco della squadra, tutto lì. Poi quanto riusciremo si vedrà le partite. Mi aspetto che la mia squadra si avvicini, fa ulteriore passo verso quelle capacità che ha. Non resta che aspettare lunedì, appuntamento al Tagliercio alle 20:30. E dal basket passiamo al calcio, perché nel pomeriggio in terra ligure gli arancio-nero-verdi sono stati purtroppo sconfitti dalla squadra di casa, che invece ha trovato così il terzo posto. Nel primo tempo il Venezia ha cercato di costruire qualcosa, ma le occasioni sono state davvero poche. Si va a riposo sullo 0-0, poi nella ripresa la partita si sblocca e in vantaggio va il Savona. L'Unione si affaccia in avanti ma senza essere davvero pericoloso e il Savona trova il raddoppio. Sul finale, dalla punizione, nasce il gol della bandiera degli uomini di Dal Canto e rompe in area Pescara, che si insacca. Per peccato che non ci sia in realtà tempo per trovare il pareggio e dunque la partita finisce. E a proposito dell'Unione Venezia, il Penzo celebra i suoi 100 anni e per questa speciale occasione è stata allestita, pensate, una mostra storica con immagini proprio dell'epoca. Vediamone alcune. Il secondo tempo si apre col Venezia all'attacco. Renoso ha segnato, è il quarto minuto. 10 minuti e l'Inter pareggia. 1913-2013, 100 anni di storia del Penzo. Uno stadio che in questi 100 anni ha visto anche tutte le trasformazioni della nostra città e che abbiamo voluto ricordare non tanto per nostalgia ma per l'orgoglio di aver
avuto nella nostra città quello che forse è considerato lo stadio più antico mai costruito in Italia, in un'isola, quella di Sant'Elena, collegata al centro storico, che da sempre anche ha rappresentato un qualcosa di unico per tutti i tifosi e anche delle squadre avversarie che negli anni sono venuti a visitare Venezia e a vedere una partita di calcio nello stadio Pierluigi Penzo, che giustamente rimaneva famoso anche nella storia del calcio italiano. Fino al 23 novembre in Campo San Luca una mostra storica dunque ripercorrerà i 100 anni dello stadio altrettanto storico inaugurato il 7 settembre 1913, il principale impianto sportivo di calcio della città dove hanno giocato tanti atleti e campioni. È uno stadio molto affascinante, le squadre avversarie oltre che noi quando arrivano rimangono sempre molto colpite. Chiaramente noi come società, il mio presidente Yuri Korobin è molto contento perché oltre ad aver scritto due pagine molto importanti in questi anni dal punto di vista sportivo entra di diritto nella storia anche del centenario dello stadio, che comunque è molto importante perché è il più antico d'Italia, di cui sono state scritte anche pagine di sport che sono rimaste tutte nel calcio italiano. La mostra sarà aperta tutti i giorni dalle 8 alle 13.30 e dalle 14.30 alle 20, il sabato dalle 9 alle 13, poi da Venezia passerà in terraferma. Ed ora diamo uno sguardo al livello della marea domani a Venezia. Previsione per domenica 17 novembre alle 3.45 livello minimo di 25 cm, alle 9.45 massimo di 95, nel pomeriggio alle 16.35 minimo meno 15, mentre in serata alle 23 livello massimo di 65 cm. E questa sera non perdete a partire dalle 21.05 l'appuntamento con il grande cinema di Rete Veneta che vi propone un provinciale a New York con Jack Lemmon. George Kellerman sogna di vivere nella grande metropoli, diventato realtà però il sogno si rivelerà presto una delusione. Scoppiettante commedia sulle nevrosi della metropoli e sulle manie dei provinciali da non perdere. Domani invece alle 9.10 appuntamento con il Santo Rosario e a seguire la parola del Signore alle 10. La Santa Messa dalla Chiesa di San Giovanni Battista di Serravalle, Vittorio Veneto, alle 13.15 Idea e Formazione e alle 17.45 Agricoltura. TG Venezia Mestre termina qui, vi ringrazio per essere stati in nostra compagnia, vi auguro una buona serata e una buona domenica, arrivederci.